Benvenuti ai nostri utenti di Italia Medievale sul nostro canale YouTube per le nostre video presentazioni. Oggi sono particolarmente lieto di avere con noi una carissima amica che ha appena pubblicato a sua cura Le Fonti Francescane, un'impresa editoriale completata. 208 pagine a 15 euro, le edizioni della Biblioteca Francescana. Quindi attualissimo, un lavoro miscellaneo e anche importante che attendeva da un po' di vedere la stampa, da quello che ho capito. Quindi io non rubo come mia abitudine tempo all'autrice e lascio subito la parola a Maria Pia, ringraziandola per aver accettato il nostro invito. Prego, Maria Pia. Grazie, grazie davvero per l'invito perché in questo periodo di rarefazione generale è bello poter mantenere almeno con questa modalità un contatto e mantenere un aggiornamento su temi e problemi che sono di un certo interesse. Maurizio Carini ha già detto qual è il contenuto, il titolo, Le Fonti Francescane. Ecco, lo riprendo un attimo perché vi spiego di cosa si tratta. Le Fonti Francescane è un'impresa editoriale completata, ma c'è anche un sottotitolo importante, In Memoriam di Giovanni Niccoli. Allora, questo libretto che raccoglie gli atti di una giornata di studio che abbiamo fatto in Cattolica 2 anni fa, nell'ottobre, se non sbaglio, del 19, ottobre 18-19. Ecco, questo libretto era nato innanzitutto come occasione per celebrare come dire, la parola fine, se vogliamo, alla edizione italiana delle Fonti Francescane. Ecco, io faccio vedere, questo per esempio è un volume di Fonti Francescane, voi immaginate, sono 5 o 6 volumi di questo tenore, tra l'altro carta india, quindi cosa molto sostenuta, e perché abbiamo, che cosa si intende per Fonti Francescane? Sono i testi, una raccolta di antologie, un'antologia, alcuni testi sono interi. Beh, innanzitutto gli autografi e i testi di Francesco, oppure di Santa Chiara, di Sant'Antonio, eccetera, no? Ogni volume ha un suo titolo, questo è proprio dedicato a Francesco. Poi ci sono le fonti clariane su Chiara, c'è un volume di fonti normative, quindi le regole, i commenti alla regola, tutte le questioni che poi sono nate in seguito. C'è 2 volumi dedicati a Francesco Liturgico e c'è anche un volume dedicato agli altri santi, non solo a Francesco e a Chiara, ma anche agli altri santi del XIII secolo, francescani. Sì. Quindi capite, una massa, così, una messe, diciamo meglio, di materiale in traduzione italiana, accessibile a tutti coloro che sono interessati a questi argomenti. Questo sicuramente è stata una scelta editoriale che ha giovato molto ad avvicinare la figura di Francesco, di Chiara, a tutti coloro, non solo, diciamo, gli studiosi e neanche non solo i devoti, perché ci sono dei racconti e comunque dei testi che sicuramente hanno una grande valenza letteraria. Beh, per fare un esempio banale, tutti noi conosciamo il Cantico delle Creature. Ecco, ne trovate anche per esempio, fra gli scritti di Francesco, e fra l'altro è interessante perché in questo volume, in questi volumi, trovate non solamente il Cantico, ma ovviamente l'opera entro il quale è apparso. Perché non è apparso come un testo sciolto a sé, no? Quindi ci aiutano sicuramente a contestualizzare la persona di Francesco, di Chiara, di Antonio di Padova, ma anche la storia dell'ordine. E la storia dell'ordine in gran parte è la storia del XIII secolo. Nelle fonti francescane, per esempio, ci trovate anche le cronache. La cronaca di San Benedetto da Parma, la cronaca di Giordano da Giano, quindi tantissimi testi,
ovviamente per le parti che interessano soprattutto Francesco. Ecco, quindi il desiderio degli editori, queste fonti francescane ne hanno pubblicate le edizioni francescane riunite di Padova, che sono gli storici editori di questa impresa editoriale. Pensate che questo testo, anche solamente questo volume, che pure è del 1900, è del 2000, scusate, 2004, la prima edizione del 1977, ha avuto ancora una serie incredibile di ristampe, di edizioni. Quindi è fruito da un pubblico decisamente molto ampio. Ecco perché le edizioni, appunto, francescane di Padova, ma in accordo anche con le edizioni francescane, Biblioteca Francescana di Milano, hanno voluto solennizzare questa circostanza, cioè il fatto che fosse compiuto a questo punto la traduzione e l'edizione di queste fonti. Ecco, mentre diciamo le fonti francescane, quel volume che abbiamo fatto, esisteva almeno come, non in questa veste, ma esisteva fin dal 1977, ecco, gli altri volumi, quelle Clariane, Antonio di Padova, Normative, Liturgi, sono invece la creazione ex novo degli ultimi anni. E così si capisce perché siamo giunti alla fine di questa impresa editoriale. Vi dico che anche in Italia questa idea è venuta un po' a seguito di un modello francese. Per primi in Francia avevano cominciato a pubblicare queste fonti di Francesco e Chiara. Però è stato un modello anche editoriale molto fortunato che ha avuto, ripeto, dal 1977 fino ai giorni nostri, una serie incredibile di riedizioni, di nuove e anche di nuove edizioni, non solo di ristampe, perché è migliorata la traduzione dei testi, è migliorata l'introduzione dei testi, quindi sicuramente sono un'opera molto ricca per chi ha un interesse, ripeto, alla storia, sicuramente del francescanesimo maschile e femminile, ma in perfetti aspetti alla storia dell'Italia medievale tutt'uno. Ecco, allora, capite, questo era il contesto e in questo libretto sono raccolti gli interventi che ricordano, appunto, tracciano un po' il percorso seguito per le varie sezioni. Le fonti agiografiche, il Francesco liturgico e le fonti normative. Sono oggetto in pratica di quattro relazioni di specialisti che hanno, come dire, riletto questa esperienza e hanno messo in luce anche i pregi. E poi, invece, la seconda parte del volume, come vi accennavo, porta questo titolo Giovanni Miccoli in memoria. Perché? Perché questo seminario che fu tenuto in Cattolica nell'ottobre del 2017, ecco, l'ho trovato, alla fine di ottobre del 2017, era stato preceduto da pochi mesi dalla morte di Giovanni Miccoli. Non so se conoscete questo storico, però era sicuramente molto famoso, un po' attraversato tutto il Novecento, la sua dalla seconda metà del Novecento fino appunto alla sua morte nel 2017, la storiografia italiana, sia per quanto riguarda il Medioevo, perché lui era uno storico della Chiesa, insegnava all'Università di Trieste e si era occupato per esempio del periodo gregoriano, e poi anche della riforma della Chiesa, per intenderci, il XI secolo aveva scritto un volume su questo tema, ma poi con molto frutto si era occupato di Francesco d'Assisi, un tema che lo ha sempre accompagnato dal 1900, dai primi anni 70, quando pubblicò il saggio sulla storia religiosa dell'Italia, nella storia d'Italia Einaudi, quello che lo ha reso anche forse più famoso. Un saggio molto ampio, in parte ristampato per la parte di Francesco, ma poi ha scritto anche altri volumi proprio su Francesco d'Assisi. E Miccoli si era anche impegnato in un'altra opera di
sempre di divulgazione, ma di alto livello, proprio relativa agli scritti di Francesco. Era uno dei maggiori specialisti in questo campo. E vi dicevo, non era l'unico, era partito con la riforma della Chiesa nel XI secolo, poi Francesco e l'ordine francescano inizio XIII, insomma fino a Bonaventura, ma poi aveva studiato anche abbastanza intensamente la storia degli ebrei nel Medioevo, ma anche nell'età moderna, fino ad arrivare alla storia dei papi. Se non ricordo male, una delle ultime sue fatiche era dedicata al pontificato di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, quindi no? Uno storico del cristianesimo che ovviamente, come è per questo tipo di storici, spaziava in un panorama decisamente ampio. Beh, allora, Nicoli ha inaugurato indubbiamente una storia di Francesco e dell'ordine dei frati minori che potremmo dire laica. Cosa intendo con questo? Cioè l'ha inaugurata sicuramente, era rimasto l'esponente un po' icona di questo indirizzo storiografico, perché fino al concilio, fino agli anni 60, i primi anni 70, chi si occupava della storia degli ordini religiosi, degli ordini mendicanti, in questo caso dei frati minori o francescani? Soprattutto erano esponenti degli ordini. Non so se voi lo sapete, ma ognuno di questi ordini, i frati minori, i frati predicatori, cioè i domenicani, anche nelle rispettive famiglie, avevano e hanno ancora, speriamo che resistano, degli istituti storici. Perché? Perché si sono sempre interessati a mantenere viva la memoria e la documentazione relativa alle origini e alla storia di tutti gli ordini, no? Questo è chiaro. Ed erano stati loro soprattutto, quindi dei frati, anche delle persone, personaggi di grande erudizione, a occuparsi di queste delle vicende relative agli ordini. Beh, Nicoli non era sicuramente un cattolico come formazione, poi con la 68 in poi aveva preso un po' altre direzioni, però fu forse uno dei primi, lui, Manselli, quelli più famosi, a occuparsi di Francesco e dei frati, pur non essendo frati, ma essendo invece professori universitari. Quindi hanno impresso una impronta, una caratteristica che sicuramente prima non c'era. Io trovo che per quanto riguarda proprio gli studi di Niccoli, è stato molto di aiuto nel recuperare proprio l'aspetto umano anche dell'esperienza di Francesco, mettendone in luce il dramma che si può cogliere nei suoi scritti, logicamente, a partire dal Testamento soprattutto, e sulla base di questi suoi scritti, Niccoli ha riletto anche gli altri testi. Cioè, mentre chi lo aveva preceduto metteva un po' insieme, diciamo, la agiografia e i testi di Francesco, Niccoli invece ha proposto di partire dai testi di Francesco e sulla base di quelli leggere anche i testi agiografici. Cioè, perché i testi agiografici sono molto belli da leggere, pensiamo ai Fioretti, però sono agiografia, cioè non è che hanno come scopo raccontare la vita o la storia di una persona, ma far vedere quanto era santa. Allora, capite che partire dagli scritti di Francesco invece è stata una scelta che ha messo in luce il dramma personale che è di ogni persona, non solamente di ogni cristiano, e quindi anche dei santi. E questo ha giovato molto agli studi francescani e di francescanistica, e in questo volumetto si sono voluti raccogliere, innanzitutto un bellissimo saggio, molto corposo e anche impegnato, di Maria Teresa Dolso, che era un'allieva proprio di Niccoli, era studiato con lui a Trieste, e poi delle testimonianze in ricordo del maestro scomparso da parte dei colleghi tuttora che lo hanno seguito. In particolare faccio di quei nomi sicuramente a voi noti, di Jacques Dallarin, di Grado Merlo, di Luigi Pellegrini,
di Roberto Rusconi, che sono forse coloro che più hanno condiviso anche con Miccoli un po' questo nuovo corso, un nuovo corso degli studi, ma anche questo nuovo interesse per le fonti, per la loro valorizzazione. Quindi, ecco, questo, quindi su in questo piccolo nel libretto trovate quindi la summa di tutto quello che vi ho esposto, ma per chi è interessato sicuramente è utile cogliere il significato di queste fonti, cioè quindi come le possiamo, di che cosa si tratta e come le possiamo valorizzare e utilizzare, e al tempo stesso trovare l'esempio di un autore, di uno storico che ha contribuito così tanto alla, allo sviluppo degli studi su Francesco, l'Ordine dei Frati Minori e in fondo l'età medievale, direi. Ecco, questo se può, se può bastare come presentazione del libretto, sicuramente. Penso di avervi, penso, spero di avervi detto quello che è il nocciolo duro, si dice oggi, no? Di questo volumetto, che io ho avuto il piacere di curare, cioè, quindi di organizzare anche in queste due parti, e questo perché ero stata anche colei che aveva organizzato il seminario nel quale si era appunto aperto questo dibattito sulle fonti, e poi lì si è deciso di aggiungere, di integrarlo con questo ricordo di Giovanni Miccoli. Maria Pia, ti ringrazio tantissimo, anche perché Francesco è una figura che è destinata a non sparire mai da tantissimi punti di vista, quindi, e a suscitare sempre un grande interesse. Certo. Un volumetto, come lo chiami tu, come questo può contribuire sicuramente a stimolare gli approfondimenti necessari, perché c'è un'opera immensa su questa figura, su questo personaggio, e se ne continuerà ancora a scrivere e a parlare, perché poi una serie di questioni hanno prodotto discussioni, teorie, contrapposizioni anche all'interno del mondo degli studiosi, e ancora non si è dipanata completamente questa matrice, no? Quindi infatti io posso aggiungere una cosa a quello che tu dici, che mi fa grazie, mi ha acceso una lampadina, è che noi non lo pensiamo, tante persone non lo sanno, almeno lo vedo anche negli studenti, ma su Francesco abbiamo una quantità di testi scritti da lui, ma attenzione, abbiamo addirittura degli autografi, almeno due autografi. Noi conosciamo di Francesco anche la scrittura, che non è una cosa così, diciamo, normale per un personaggio del Medioevo, mi pare. Cioè, tantissimi scritti suoi, ma tra questi scritti suoi, non so, mettiamoci la regola, le lettere, il testamento, ci sono due letterine che sono, le ha scritte lui, con i suoi errori, ma anche con la sua grande umanità. Tutte e due a Frate Leone, sostanzialmente. Cioè, Frate Leone era così affezionato a Francesco, e questo è un aspetto bellissimo, che se le ha cucite addosso, le ha tenute addosso, infatti hanno la piega, sono proprio piegate, no? Se le ha tenute addosso fin quando è morto, e così le abbiamo conservate anche noi, sono considerate delle reliquie, però ecco, per dirvi che è veramente un mondo, quello delle fonti francescane, di grande, che riserva grandi sorprese, ecco. Sì, poi si dice sempre che il Medioevo è difficile perché non ci sono fonti, ma qui in realtà ne abbiamo persino troppe, no? Anche perché ci sono di diverso genere e provenienza, quindi è veramente una selva oscura che occorre ispezionare, e questo libro può aiutare in un percorso di ricerca a chiunque fosse interessato a scoprire la natura dell'uomo, la figura del santo e la vita di un personaggio pienamente medievale. Certo. Ti ringrazio ancora tantissimo per avercelo presentato, spero di rivederci presto in presenza, perché
Questo è uno strumento utile, ma assolutamente non in grado di sostituire quella Non che paragonabile, è. Quindi chiaro. speriamo di poter ripartire presto con i nostri appuntamenti e di riaverti nostra ospite. Grazie ancora di Voglio tutto dire. e alla prossima. Grazie, grazie e a presto. Calloreus de la fonda.